Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane. Oggi andremo a fare la recensione delle AirPods 2. Faremo anche un piccolo video confronto con le AirPods 1. Ma andiamo a vedere insieme cosa c'è di diverso. Scarica anche tu iAppZane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, eccoci qui, sono con le mie nuove AirPods 2. Insieme abbiamo le AirPods di prima generazione, perché oggi andremo a fare una recensione completa di queste nuove AirPods 2, che non hanno grandissime novità, quindi ci impiegheremo un po' di minuti. Dopodiché andremo a fare un confronto con il vecchio modello, per vedere o meno se ne vale la pena acquistare, quindi passare al modello di seconda generazione. Ho anche il mio iPhone XR, così confrontiamo la velocità di sincronizzazione sul dispositivo di entrambi i modelli. Ma intanto vi parlo del design. Metto un attimo da parte iPhone XR e vi dico che queste nuove AirPods 2 hanno praticamente lo stesso cofanetto, solo che ci sono due modifiche. Intanto hanno entrambi il connettore Lightning sulla parte inferiore, così da poter ricaricare tranquillamente con il nostro cavo dati in dotazione o comunque quello del nostro iPhone o del nostro iPad. Ma come possiamo vedere dalla parte frontale del case abbiamo una piccola modifica, ovvero un LED di stato. Il LED di stato che nella versione 1 era posto nella parte interna, ovvero nella parte interna del cofanetto quando lo apriamo tramite il clip che vediamo sulla parte superiore, mentre in questo cofanetto il LED di stato è posto sulla parte esterna. Questo perché? Perché la intra, vedete qui sopra, praticamente si può ricaricare tramite wireless. Infatti ragazzi, vi consiglio qui sotto in descrizione il link con un piccolo sconto della mia basetta wireless personale, ovvero una basetta wireless della Choetech, molto ma molto bella. Si può inclinare per posizionare il vostro iPhone, ma anche le AirPods, possiamo metterle così sulla nostra scrivania oppure inclinarle in maniera frontale. Stessa cosa ovviamente per il nostro iPhone, ripeto, lo lascio qui sotto in descrizione con un piccolo sconto esclusivo. Comunque, tornando a noi, ultima novità e quindi modifica estetica per quanto riguarda il design è sulla parte posteriore, perché ragazzi vediamo che nella parte posteriore abbiamo un riposizionamento del tastino che serve per sincronizzare le AirPods con un nuovo dispositivo, che sia iPhone, che sia iPad o che sia un Mac. Nella parte posteriore del primo modello lo abbiamo nel fondo, mentre nella parte posteriore del nuovo secondo modello lo abbiamo centrale. Forse Apple ha capito che mettendolo centrale, non lo so, in mano veniva meglio a cliccare questo bottone, ma è comunque una novità non importante. Vi dico inoltre che Apple è passata allo standard wireless su queste cuffie anche perché doveva uscire insieme a questo prodotto la basetta AirPower, la famosa basetta, il tappetino di ricarica wireless appunto, che ci permetteva, anzi ci avrebbe permesso se Apple l'avesse fatta uscire, di ricaricare il nostro iPhone, il nostro Apple Watch, ma anche appunto queste nuove AirPods 2. Ma passiamo un attimo alle differenze sostanziali di queste due cuffie, ma intanto elenchiamo le novità del secondo modello. Vi dico innanzitutto che la batteria di queste nuove AirPods 2 ha avuto un boost di prestazioni, perché con il nuovo processore chip H1, che riesce intanto a sincronizzare molto più velocemente queste AirPods con i nostri device, infatti adesso andremo a fare un test con il vecchio modello e con il secondo modello, ma comunque dicevo, questo nuovo chip riesce a dare anche un boost in prestazioni di batteria di almeno 2 orette, così ho provato io, così dicono anche le altre diverse fonti, più o meno diciamo siamo lì. Un'altra novità di queste nuove AirPods 2 è la funzione Hey Siri, che io adesso ho nominato, e il mio HomePod si è attivato, ma questa è un'altra storia. Spegniti HomePod, ce la fa, si spegne. Praticamente questa funzione adesso è supportata vocalmente. Prima bastava impostare una delle due cuffiette con appunto Hey Siri e in automatico loro con un tap o sulla destra o sulla sinistra, anzi con due tap sulla destra o con due tap sull'orecchio sinistro, attivavano Siri. Invece adesso è stata aggiunta la funzione vocale, proprio come sui nostri iPhone, Mac, HomePod, eccetera, eccetera. Basterà inserire una delle due cuffie e abilitare la funzione tramite le impostazioni e in automatico si potrà fare.
Ed infine ragazzi, vi dico che è stato aggiunto il Bluetooth 5.0 che estende il range d'azione, quindi qualora avessimo collegato le nostre AirPods 2 al nostro iPhone, ci permetteranno queste nuove cuffiette con il Bluetooth 5.0 di avere un'estensione della distanza fra l'iPhone appunto e le stesse AirPods, quindi avremo leggermente più distanza di qualche metro consentita. Ma fondamentalmente, riprendo le AirPods 1, quali sono le novità e quali sono le differenze fra questi due prodotti? Beh, intanto il case, che adesso è wireless, e poi fondamentalmente si parla solo della sincronizzazione dei due dispositivi, che sulla versione 2 è molto più rapida, e anche della funzione Hey Siri. 2 ore di batteria in più non sono neanche male, ma ragazzi, ne vale davvero la pena passare da una vecchia edizione di queste AirPods 1 alla versione 2? Ne parleremo alla fine di questo video. Intanto andiamo a fare un piccolo test, prendo le AirPods 1, prendo anche il mio iPhone XR, mi sblocco col cavalletto davanti, dai, ce la puoi fare, perfetto, vado sulle impostazioni, intanto premo il tastino di sincronizzazione sulle mie AirPods 1 e vado appunto sulle impostazioni, apro il cofanetto, dovrebbero collegarsi a breve, se non dovessero collegarsi, ecco, si sono collegate, questa è la tempistica della versione 1, io richiudo il cofanetto, riapro il cofanetto e riescono a sincronizzarsi in una decina di secondi. Adesso andiamo a scollegare il Bluetooth nuovamente, poso le AirPods 1, prendo le AirPods 2, ricollego ovviamente i Bluetooth, premo anche qui il tastino per la sincronizzazione più volte e si accenderà il LED di stato e vado a sbloccare stavolta le AirPods 2. Come potete vedere le AirPods 2 si sono collegate istantaneamente, è stato rimosso il piccolo delay che c'era nella versione 1. In pratica nella versione 2, ragazzi, non so se state vedendo, ma è praticamente istantaneo. Quindi ora parliamo di prezzi, ragazzi. Metto da parte il mio iPhone, riprendo le AirPods 1 e ritengo in mano le AirPods 2. Parliamo di prezzo. Attualmente la versione delle AirPods 1 si trova su Amazon scontata a 159€ originali Apple, mentre le AirPods 2 si trovano a 179€ senza cofanetto wireless, quindi con il vecchio cofanetto wireless, ma con tutte le altre novità come Hey Siri, il nuovo chip, la sincronizzazione veloce, eccetera, eccetera. Mentre a 229€ si trova con il cofanetto, infatti queste che possiedo io costano 229€. Ora ragazzi, qual è la migliore cuffia AirPods? Cioè, quali sono le migliori cuffie AirPods? Chiaramente la versione 2, ma ragazzi, io personalmente vi sconsiglio, proprio ve lo dico schiettamente, vi sconsiglio di passare dalla versione 1 alla versione 2 perché le novità non sono sufficienti da giustificare un aumento di prezzo che sia da 179€ a 229€, ma soprattutto un cambio così scialbo. Devo essere sincero, secondo me non ne vale la pena passare dalla versione 1 alla versione 2 solo per la funzione Siri, solo per la velocità di sincronizzazione e per 2 ore in più di batteria. Io avrei preferito leggermente più novità. Questo non vuol dire che le AirPods 2 non siano un ottimo prodotto, infatti se non doveste avere AirPods, la versione 2 è la versione da scegliere perché è la versione più ottimizzata, la versione più nuova, ha gli ultimi aggiornamenti software, è molto più potente, molto più veloce ed è chiaro che conviene prendere queste. Invece se doveste trovare in sconto queste AirPods 1 con uno sconto inferiore a 159€, vi consiglio assolutamente di comprare la versione 1 che ancora è ottima e durerà parecchi anni. Comunque ragazzi, per sicurezza vi lascio qui sotto in descrizione i link per acquistare le AirPods 2 eventualmente con un eventuale sconto su Amazon qualora dovesse esserci ed anche le AirPods 1, anch'esse con un piccolo sconto. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 200 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai. Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.